finito entrambi nella cucina di Michele perché facciamo un burrito, ovviamente velocizzando un po' le cose, ma facciamo un burrito. E lo facciamo così: casseruola extravergine, che non è nella ricetta originale, ovviamente si fa con olio di semi, ma se ce l'abbiamo ben venga, ce lo invidiano tutto il mondo. Un po' di cipolla, a differenza di tutte le ricette che io vi do sempre della tecnica culinaria europea, dove la cipolla di solito va sempre stufata, in questo caso la cipolla va anche a fiamma un po' più alta, deve tostarsi un po', caramellarsi, si sente un pochino, ma se ti mangi un burrito non ti fai delle domande prima, te lo mangi e te lo prendi com'è, quindi lo farò anche abbastanza alleggerito rispetto alla ricetta classica. Quanto lo facciamo piccante? Peperoncino rosso così piccante, jalapeño profumato e meno piccante, addirittura a volte lo metto a fettine a crudo all'interno e possiamo anche farlo. Quindi, visto che avete una bella manualità entrambi, io vi faccio lavorare. Quindi, peperoncini freschi, tagliati per lungo, via i semi e via i filamenti interni perché sono solo piccanti e non profumati. Mentre jalapeño in diagonale, fettine piuttosto sottili e lo mettiamo in cottura. Poi ci vuole un macinato, io utilizzo un macinato di manzo, questo è abbastanza anche magro, potete anche farlo misto, scelta vostra. I fagioli neri potete utilizzare anche quelli precotti, come in questo caso, li faccio vedere alla nostra Sabrina Tricarico in regia. Ovviamente se li prendete in scatola ben sciacquati, sempre dal liquido di conservazione, questi daranno un po' di farinosità. Poi concentrato di pomodoro, le spezie, paprika, paprika e paprika, deve essere bello saporito, poi scelta vostra se paprika dolce o piccante, e un pizzico di cumino. Può bastare? Può bastare, sì, sì, poi dopo se lo metti così, lo mangi, altro che burrito, viene le lacrime proprio. No, ma ci sta, mi piace. Quindi velocizziamo un po' le fasi, cipolla a fiamma alta, la tostiamo un pochino e la mettiamo. Ok, fantastico. No, basta, basta, no? Basta, sì, sì. Questo qui lo facciamo piuttosto piccolo. Sai come si fa per togliersi adesso il piccante dalle mani? Perché adesso il tuo cervello ti dirà toccati gli occhi, toccati gli occhi, toccati gli occhi. Ok, guarda, te lo faccio vedere. Metti le mani così, un goccio d'olio, strofinati le mani, lascia agire la capsaicina, il piccante è liposolubile, si scioglie nel grasso, ti prende un po' il piccante e dopo ti lavi le mani col sapone. Economia domestica, poche fiamme, come se piovesse. Ovviamente anticipo un po' le fasi, tostate bene il tutto, andiamo con il macinato e lo cominciamo a tostare. Poi da qui iniziamo con le spezie e aggiungiamo poi gli ingredienti cotti. Ti piace il burrito, Michi? Guarda, mi piace tantissimo, e dato che è una serata dedicata alla cipolla, avviso Beatrice e Maria Chiara, io stasera vengo, però ci avrò un po', capito? Voi non vi preoccupate. Per una settimana andremo avanti così perché a me mi rimane un po' la fiatella. Però andate tranquilli, andate tranquilli. Allora, metto un pizzichino di sale, metto una buona dose di paprika, abbondante, mi piace che sia bello rosso, bello caldo, anche visivamente, un pizzico di cumino e continuo a cuocere. Poi aggiungo i fagioli neri. Ah, che profumo che sta avvenendo, purtroppo questo a casa non posso raccontarvelo. Il concentrato di pomodoro lo vado a stemperare con un pochino di acqua, o meglio ancora, se ce l'avete, brodo vegetale. Così, che serve anche per dare un po' di morbidezza. Ripeto, a casa, io lo sto facendo in versione molto, diciamo, velocizzata. Dovete pensare alla cottura come se fosse poi un ragù. Quindi se date il tempo, piano piano, dopo la tostatura, di andare a fare i famosi occhiolini, quindi fiamma bassa, che si cuoce e sobbolla piano piano, magari con un coperchio socchiuso che non faccia uscire tanto vapore, vi permette di far reidratare un po' il macinato e questo permette di fargli riassorbire tutti i profumi che abbiamo messo all'interno. Quindi, concentrato di pomodoro stemperato, amalgamiamo bene il tutto e mi passi quei funghetti che sono già cotti? Questa è un'opzione, potete aggiungere verdure a vostro gusto e piacimento. Io ho tolto soltanto una cosa che si trova in quasi tutte le ricette sudamericane, diciamo da Miami in giù, e a me non piace, e è il coriandolo fresco. Ci va fresco proprio a mazzetto dentro, ma non ti piace neanche a te, Michi? No, proprio mi ha rotto le scatole questo coriandolo, dai, va. A carnevale, coriandolo a carnevale, dai, su, va.
si può fare anche freddo, vero? Come? Si può fare anche a freddo con ingredienti non... Sì, questa diciamo è un po' più vicina alla ricetta originale. Poi diciamo è la verità, per me queste ricette qui, quando si va un po' a giocare, farle fatte in modo casalingo, potrebbero essere tranquillamente una pulizia del frigo in senso buono. Cioè, se c'hai poi un formaggio che ulula lì, lo metti a scaglia in fondo. Se c'hai una cipollotta invece della cipolla, se c'hai un peperone che non è piccante ma peperone classico, magari lo pelate e lo mettete dentro ai dadini. Cioè, io utilizzo queste, io le chiamo cibi da divano, da partita, quelle quando ti vengono due amici a casa o vedere un film che te lo mangi così. Se lo fate sul divano, mettetevi una tovaglia, perché secondo me man mano che lo mangiate un po' scola. A me invece, se è possibile, dovresti rivelare come fare ad arrotolare la piadina senza che si rompa continuamente. Come? Quando la arrotolo, a me mi si rompe subito. Basta scaldarla appena, si ammorbidisce e la ritogliamo. Io utilizzo il coperchio per non far rimanere un pochino di vapore e non asciugarla troppo. La tosto appena e da qui andiamo ad arrotolarla. Vai, attenzione al peperoncino, prendiamo... Questo ovviamente a casa fatelo riposare in modo che che esca meno succo anche dall'interno, quindi sgocciola meno automaticamente, e poi da qui andiamo a fare una bella farcitura all'interno. Il trucco è questo: mettendo il ripieno dentro non va semplicemente arrotolato, ma va piegato, uno, due, e poi da qui lo si chiude e si pressa bene, così che poi alla fine il risultato possa essere abbastanza compatto e non esca troppo fuori da dietro, ok?